Buonasera. Ok, adesso prepariamo un piatto sempre salutare e sempre per chi ha problemi magari con i carboidrati e con il glutine. Faremo un piatto di pesce questa sera. Faremo dei totani, eccoli qua. Buonasera, queste sono strisce di totano, vedete? Le trovate in pescheria. Sono buonissime, tenerissime e anche hanno anche un costo accessibile. 350 grammi di totano, poi qui ci sono dei datterini, pomodorini datterini, ma potete utilizzare anche un ramato, un ciliegino, un altro pomodoro rosso, l'importante è che sia del pomodoro fresco. Abbiamo degli asparagi, eccoli qua, vedete che belli. Aglio, cipolla, prezzemolo, basilico e anche una patata americana. Eccola qua, una bella patata americana di quegli arancioni gialli, come lo volete chiamare, che le metteremo insieme al nostro piatto. Bene, cominciamo con il mettere a cuocere i totani. Mettiamo qui le nostre belle rodelle, poca lenice. E cominciamo, mettiamo un pochino dell'extravergine. E facciamo un bel soffritto, una bella base per il nostro pesce. Ciao Michael! Aggiungiamo l'aglio, gli spicchiettini di aglio, poi questo dipende sempre dal vostro gusto, quanto aglio volete mettere, e un po' di cipolla. E aggiungiamo un filettino di acciuga che esalterà il sapore del nostro pesce. Eccoli qua. E facciamo soffriggere. Nel frattempo tagliamo il nostro totano. Eccolo qua. E noi lo tagliamo e lo metteremo a cuocere, quindi tagliamo a pezzetti. Nel frattempo friggo un'altra base. Devo dire che il totano è molto tenero, ha una cottura molto breve, è versatile, ha un buon costo, non ha un costo eccessivo e lo possiamo cucinare in svariati modi. Diciamo, la nostra base è pronta. Ecco qua, ci siamo. Possiamo mettere a sciogliere bene bene il nostro filettino di acciuga. Ecco qua. Perfetto. Mettiamo il nostro totano a cuocere. Ok. Facciamo riposare un po' e poi aggiungeremo del vino bianco. Mettiamo il vino bianco e facciamo fumare. Questo è il cottura, ci dedichiamo ai nostri asparagi. Vi farò vedere anche oggi. Allora, gli asparagi, ecco qua, questa è la parte che funziona. Lo tagliamo dove è molto grande, a metà, fino al terzo punto, e poi in questo modo. Quindi lasciamo intere, ci avviciniamo, magari non si vede molto, così, e tagliamo il nostro asparago, dove
dice, ma fino a che punto la spada che lo possiamo utilizzare? Ecco, quando si taglia. Ciao Moreno, grazie, sei molto gentile, buona serata anche a te. Ecco, bellissimo. E adesso vediamo il nostro totano che sta rotolando. Eccolo qua il totano, vedete? E ci mettiamo un pochino di vino bianco per farlo cuocere. Ecco, un po' di vino bianco e pochissimo sale, perché è già saputo di suo. Bene, perfetto, copriamo e lo lasciamo cuocere. Poi, ciao Stephen. Bene, adesso gli asparagi li mettiamo per un paio di minuti nel microonde, gli diamo una piccola precottura. In questo modo li potremo poi portare in padella. Bene. Adesso ci dedichiamo alla nostra patata. La puliamo. Faremo lo stesso procedimento che stiamo facendo con gli asparagi. Ciao Alberto. Ok? Quindi anche questa l'abbiamo preparata. Adesso prendiamo una bella padella grande. Mi raccomando, bella grande, perché gli ingredienti devono avere molto spazio. I nostri asparagi li abbiamo già precotti, sono pronti e possiamo mettere le nostre patate. Mettiamo in 3 minuti, vedete? Sono rimasti belli, belli, belli. Devono solo dare una piccola precottura. Adesso procediamo la padella, un pochino di olio, bene. Mettiamo l'aglio e la cipolla, se vi piace mettete un pochino di peperoncino, se no non lo mettete. Pena. E il nostro filettino di acciughe. Ciao Angelo, ben trovato. Ecco qua, l'abbiamo messo. Ok, adesso i nostri datterini li tagliamo. Ok,
friggere. E tagliamo i nostri dattini. Intanto si stanno caramellando i nostri ingredienti in padella. Il totano sta continuando la sua cottura. Anche i batterini. Qui la padella si sta iniziando a bruno. Poi possiamo togliere il coperchio. Ecco qua. Qui ci sono i nostri. Mettiamo un po' di basilico. Oh, ecco. Siamo pronti. Possiamo mettere i nostri ingredienti nella padella. Le patate, gli asparagi, che ci sta benissimo. Oh, guardate che bei colori, eh? Non è spettacolare? Facciamo rosolare bene 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 bene, un pochettino di sale. Ok, qualche minutino, ci siamo anche con il totano, è quasi pronto, trasformando il vino, perfetto. Facciamo misurare per bene, eh? Ci siamo quasi pronti con il nostro piatto. Come vedete è stato molto veloce, non ci abbiamo messo molto. Vi assicuro che sarà molto saporito. Ci farà un gran bene. Ecco le nostre verdurine, le lasciamo belle croccanti. Ecco, ci siamo quasi. Ecco qua. Adesso è il periodo di asparagi. Ciao Sergio, ben trovato. Ecco qua. Non devono cuocere molto le verdure, le lasciamo abbastanza croccanti. Aspetta, eh. Ok Angelo, mi vuoi aiutare? Va bene. Ciao Rosaria, buona serata! Eccoci! Ecco qua!
Ecco fatto, sono belle rotolate. A questo punto eccoli qua i nostri dodani, vedete? Li possiamo mettere insieme ai nostri mandorline e saltiamo tutto insieme. Ecco qua. Oh, che bello. Che profumo, purtroppo non vi può arrivare il profumo. Sergio, ciao. Il tuo cottino. Ecco qua. Questo profumo di basilico. Io adoro. Ecco qua e ci siamo, il piatto è pronto, eccolo, eccolo che è pronto. Guardate un po', voilà, ci siamo, il piatto è pronto, ecco qui. Abbiamo preparato un chiappo, la portata, per la nostra portata, e lo possiamo impiattare. Guardate che colori! Ecco qua, gli asparagi fanno bene, si depurano, hanno un buon sapore, il pesce anche va benissimo, guardate un po', ecco qui, voilà, ci siamo quasi, Ecco fatto, avete visto? La fogliolina di basilico, il prezzemolino, mi chiamano prezzemolina, voilà! Miei cari signori, il nostro piatto è pronto. Avete visto, ci è voluto ben poco, l'abbiamo fatto in diretta. Per cui, per stare in salute non ci vuole molto, un po' d'amore, un po' di buon sentimento. Bene, vi ringrazio, grazie della vostra attenzione, della vostra compagnia e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, ciao a tutti, buona serata, buona cena a tutti quanti. Ciao, ciao Moreno, ciao.